Ciao Adriano, grazie di essere qui con noi con Otcorn. Ciao, grazie a voi. Tu sei qui a cortometraggio in veste di giurato. Sì, giuria Giuria Young. Young. Ok. Prima di iniziare con le nostre domande della rubrica Io e il cinema, volevo chiederti un po' qual è il tuo rapporto con il giudizio. Cioè, in questo caso sei tu a giudicare gli altri. Come la vivi e come vivi te il giudizio nei tuoi confronti? No, è bello giudicare in realtà, cioè è liberatorio. Però no, a parte gli scherzi, è una sfida perché effettivamente non mi era mai capitato di farlo se non inconsciamente quando vedo qualcosa, però effettivamente non mi era mai capitato che il mio giudizio valesse qualcosa. Quindi sicuramente questo mi porta ad essere più attento a avere una visione più concentrata su quello che sto vedendo e soprattutto a togliere un po' il mio gusto personale al servizio magari di una visione più oggettiva, ecco, perché magari anche se qualcosa non piace personalmente per i miei gusti, però se è effettivamente fatta veramente bene, io lo devo riconoscere e quindi sicuramente c'è una visione diversa da quella quotidiana. Il giudizio nei miei confronti, un po' all'inizio lo soffrivo, poi a un certo punto ho cominciato a fregarmene perché ho il desiderio di esprimermi come voglio e quindi penso che ognuno di noi debba essere libero di poter fare quello che vuole, esprimersi come vuole, artisticamente e non senza paura del giudizio. È ovvio che comunque un po' dà fastidio quando c'è la critica, quando c'è quella nota negativa, però piano piano sto imparando anche a fregarmela, insomma, quindi me la vivo tranquillamente. Senti, tu sei un attore, sei uscito dal centro sperimentale e negli ultimi anni però sei anche un content creator, Sì, fai un sacco di sì, sì, personaggi, sì. osservi molto la realtà. Ma il tuo rapporto con il cinema com'è? Cioè, da dove nasce? Nasce da semplicemente, forse è stata una cosa di un passaggio di famiglia, insomma, perché comunque da quando sono bambino sono sempre stato abituato a vedere un certo tipo di film e appassionarmi a delle storie che magari non sono scontate per un bambino, per un giovane adolescente, quindi forse la devo un po' ai miei genitori, che quindi mi hanno sempre dato un buon gusto, secondo me. E quindi andando avanti, quando ho dovuto scegliere cosa fare nella mia vita dopo il liceo, per me il cinema era la scelta più logica, proprio per come sono fatto, per la mia tendenza a voler intrattenere, a voler esprimermi artisticamente. Quindi ho un ottimo rapporto col cinema, lo amo e più vado avanti negli anni e più me ne innamoro. Quindi è una cosa incredibile questa, perché oggettivamente non mi stanco mai, ecco. Tra l'altro il cinema, anche come ambiente, è pieno di personaggi, credo, no? E ti ha Assolutamente. dato anche l'ispirazione per Sì, sì, crearne sì. alcuni. Ci Sì, mi puoi parlare di assolutamente. qualche personaggio? Sì, io ho creato questo personaggio che si chiama Pierluigi, il regista indipendente, che è un po' una macchietta di quello che vedo, comunque di molte situazioni che mi è capitato di vedere da interno, magari anche una presa in giro a qualche mio amico regista, insomma, che però mi divertiva proprio perché è come fare un po' di autoironia, insomma. Io amo prendere in giro le realtà che conosco bene e anzi prendermi in giro, perché a volte faccio le parodie anche degli attori di teatro che sono io praticamente, quindi Monologhi di esatto, faccio la parodia dei monologhi tipici del teatro, insomma, mi piace tanto prendere esempio e spunto da situazioni che vivo in prima persona, per poi parodizzarle un po' in modo tale da lanciare qualche frecciatina amichevole a delle persone che so che andrò a colpire, ecco, questo mi piace. Il tuo primo ricordo del cinema qual è? Non so, il primo film che ti ricordi di aver visto. Il primo ricordo, forse è stato il Grinch. Io avevo pochissimi anni, forse 2 anni così. Mi ricordo però che, e poi me l'ha raccontato e
confermato mia mamma che avevo una paura incredibile. Quindi mi sa che la prima volta che sono andato al cinema non ho finito neanche di vedere il film perché piangevo e avevo paura del Grinch, interpretato da quello che poi in realtà è il mio attore preferito, Jim Jim Carrey. Carrey, che è esattamente il mio idolo, quindi è proprio la mia ambizione. Quindi è un po' particolare questa cosa perché è un po' un cerchio che poi si è andato a chiudere nel tempo, quindi quello forse è il primo ricordo. Jim Carrey, che tra l'altro mi viene in mente, è un grandissimo attore, ma non ha avuto tanti riconoscimenti. È perché comunque forse lì dipende anche forse dal film o comunque dal tipo di film, nonostante lui abbia fatto anche dei grandissimi capolavori, essendo un attore comico, secondo me c'è stata nel corso del tempo un po' un po' di sguardo critico nei confronti della commedia, come se non avesse la stessa valenza del dramma, quando in realtà far ridere è difficile quanto far piangere, insomma, hanno la stessa valenza. Quello che mi piace di lui è che è riuscito sempre a portare un po' del suo carattere, un po' di se stesso in tutti i personaggi che ha fatto, perché io sono più attratto dagli attori che riescono a mettere la propria personalità nei propri personaggi, piuttosto che dai trasformisti puri, che ovviamente sono anche, mi viene in mente Daniel Day-Lewis, che è un mostro sacro. Però io empatizzo più con un attore che magari mi fa vedere sempre quel suo tratto distintivo, ci mette sempre la firma. E questo Jim Carrey, devo dire, forse è stato uno dei più grandi in assoluto. E è un'ispirazione continua proprio perché ha una sensibilità e una capacità di farti empatizzare con lui che è incredibile, oltre ad avere un talento che è fuori dal Certo. normale a livello recitativo, a livello espressivo, insomma. Un corrispettivo italiano di Jim Carrey, secondo te? Forse uno che mi dà quel tipo di vibes è Fabio De Luigi, che comunque anche lui è molto fisico, ha molta espressività, devo dire che anche lui mi piace veramente tanto e mi vedo tantissimi i suoi video, mi piace proprio, mi sta talmente, veramente tanto simpatico che a volte passo le serate a guardare i suoi video oppure gli sketch che faceva quando Sì, a mai a dire. mai dire mai, insomma, mai dire gol, quella roba lì. Quindi devo dire che lui è un'altra bella ispirazione, rimanendo qui in Italia, sì. E i tuoi progetti per il futuro quali sono? In realtà io adesso sto cercando di spostare tutto ciò che faccio con i social a teatro, quindi vorrei scrivere uno spettacolo teatrale in cui possa esibirmi nei vari panni dei vari miei personaggi e magari unire da un fil rouge che può essere quello di finalmente Adriano, in modalità quasi di stand-up comedy, insomma, quindi vorrei fosse uno show comico con degli sketch magari con altri attori, insomma, ho un po' di idee, però devo mettere in pratica, quindi quello è l'obiettivo a breve termine, poi continuare con i social, continuare con la musica, perché a me piace anche scrivere musica, cantare e poi sperare di prendere un ruolo in un film, in una serie TV, insomma, questo è un appello ai registi che stanno guardando, fidatevi, sono affidabile, no, a parte gli scherzi, però quello sarebbe un po' riuscire un po' a portare avanti tutte le mie passioni, ecco, la commedia, la recitazione cinematografica e la musica, ecco. E per concludere, tanti parlano male dei social, anche proprio in relazione al cinema, però tu ci stai facendo riflettere sul fatto che è anche un modo per farsi conoscere, per esprimersi, in varie vesti. Quindi, che cosa diresti a chi bistratta un po' i social? Saper fare una distinzione tra chi usa il social in maniera impropria o comunque usa il social solamente per usare il social e chi invece magari lo usa perché è un suo mezzo e ad oggi vuole esprimersi, quindi se non posso fare un film perché non vengo preso, perché non faccio un provino e ho una
volontà di esprimere quello che ho dentro e un desiderio proprio forte, lo devo fare in qualche modo. E i social sono un modo, secondo me, di poter creare anche un po' di intrattenimento. La mia passione è quella di intrattenere le persone, di farle ridere. Quindi che lo faccia con il social, che lo faccia col cinema, che lo faccia con il teatro, per me ha lo stesso valore. È chiaro poi che quello ha un linguaggio semplicemente più breve, insomma, però non è detto che sia per forza di poco valore artistico, ecco, secondo me. Poi magari nella visione generale capisco che è un po' più difficile entrare in questa cosa, ma secondo me è dovuto al fatto che è una cosa di adesso, cioè che è appena nata quasi. Quindi col tempo, secondo me, magari si può anche cambiare questa percezione comune. Ultimissima che mi è venuta in mente adesso, mi basta un sì o un no. Hai trovato qualche personaggio interessante questi giorni da cui prendere Sì, la ispirazione? ne ho trovati, devo dire ce ne sono perché il mondo del cinema è uno dei più ricchi da questo punto di vista, perché sono tutte personalità estroverse, creative, che quindi magari hanno delle modalità un po' più atipiche, e questo mi affascina, quindi sì, qualcuno l'ho trovato, vediamo se riesco a incastrarlo per fare qualche personaggio, dai. Grazie, grazie mille Grazie a te. Adriano.